questo è il primo episodio del calcio di rigore. Abbiamo montato tutto per onestà intellettuale. A me sembra anche questo calcio di rigore, cross di Nizzetto dalla sinistra. Bonomi sembra disinteressarsi del pallone, va sull'uomo, su Gori. Forse Gori non avrebbe raggiunto il pallone, comunque l'intervento mi sembra scomposto sull'avversario. In questo caso l'arbitro ha lasciato proseguire e la Cremonese ha protestato un po'. Era il quarto minuto di gioco, a quel punto forse errore di compensazione, ma un errore di compensazione più grave. Guardate i tifosi della curva come si alzano contemporaneamente a chiedere il calcio di rigore. Questo è un'immagine lampante, perché noi da lassù non l'abbiamo visto benissimo. Poi abbiamo stretto con Pasquale Rossi, il nostro tecnico, le immagini. Vedete che l'arbitro indica che il giocatore della Cremonese Viali ha colpito con la spalla sinistra, ma rivediamo ancora le immagini. Guardate i tifosi del Perugia, tutti quanti chiedono il calcio di rigore, evidentemente loro dal dietro l'hanno visto benissimo. E comunque, stringendo l'immagine, si vede il braccio sinistro di Viali aperto. Ecco, lo vediamo qui, eccolo qua, guardate. Guardate, colpo di testa, il pallone sembra andare sul palo opposto, invece rimpalla sul braccio aperto di Viali, non è la spalla come ha detto Baratta, ed è calcio di rigore nettissimo. E tra l'altro sorprende come l'arbitro non abbia visto, perché questo è un calcio di rigore evidente che sembrava esserci. Dov'era anche l'arbitro, Marco? Ecco, lo rivediamo, eccolo lì. Sì. Non è facilissimo, Anche l'assistente avrebbe potuto però vedere, c'è l'assistente, lì avrebbero dovuto vedere. Chiude l'arbitro. Questo è un calcio di rigore, secondo me, abbastanza netto per il Perugia, che non è stato concesso da Baratta di Salerno, che vedete, Stamilla sembra disperarsi. Baratta potrebbe anche dire di non aver visto. Poi guardate che cosa indica Paponi, indica il braccio, la spalla, guardate, eccola. E invece no, è l'avambraccio sinistro, e quindi dice di aver visto la spalla, in realtà c'è stato un braccio nettissimo. Poi c'è una protesta della Cremonese nel finale, ma qui a me sembra che il giocatore si sia lasciato un po' cadere. Forse c'è un contatto involontario tra la scarpa sinistra di Perra, anzi il piede destro di Perra e Nizzetto, ma se c'è un contatto è lievissimo e non mi sembra così evidente tanto da lasciarsi cadere così. Poi vedete che Nizzetto praticamente cade due o tre passi dopo. È svenuto. E qui forse c'è stato un Marco, tuffo. Però vorrei dirti che un arbitro in malafede qui aveva una buona occasione per assegnare un calcio di rigore. No, ma infatti non stiamo discutendo sulla prestazione di Baratta, che ha sbagliato da una parte e dall'altra, ma sul fatto che alcuni episodi si stiano ripetendo un po' troppo spesso. Qui abbiamo messo questo episodio perché sull'azione clamorosa fallita da Gatti con questo assist di Paponi c'è un fallo evidentissimo di Gatti su Zanchetta, non visto dall'arbitro né tantomeno dall'assistente che è là sotto. Guardate, qui Gatti ruba il pallone, si invola, poi fa un passo di troppo qui, e quando passa la palla a Paponi la difesa è già piazzata. Ma guardate qui nel replay l'intervento di Gatti sulla gamba dell'avversario, mi sembra che lascia poco spazio ai dubbi. Anche però, qui l'arbitro avrebbe potuto fischiare, soprattutto l'assistente verso il gol. Più che gli arbitri in questa partita sembra che abbiano sbagliato più gli assistenti, che erano piazzati meglio per vedere alcuni episodi. Questo è il calcio di punizione che ha deciso la partita. È vero che Zanchetta, che è con la maglia numero 8, che di lì a poco verrà sostituito, prima del calcio di punizione anticipa di un pelo l'intervento di Perra, però non mi sembra un intervento così evidente tale da concedere un calcio di punizione. Non l'abbiamo rimontato, a voi l'opinione. Vedete che Zanchetta anticipa Perra, poi il pallone passa, Perra arriva a vuoto. È anche vero che la palla sarebbe stata poi recuperata da Bondi, quindi dal Perugia. Qui l'arbitro ha concesso il calcio di punizione e è arrivato il gol che ha deciso la partita. Un arbitro che ha sbagliato molto l'arbitro, ieri hanno sbagliato molto gli assistenti, danneggiando sia la Cremonese che il Perugia. Allora, tra breve vedremo anche quel labiale curioso che hai carpito con Del Core. Ho un simpatico messaggio firmato Big Friskis che ci riporta un fenomeno che quest'anno si è allargato a qualche buon tifoso, e cioè chi vuol godersi la differita delle 23 come fosse una diretta, esce di casa tardi la sera senza conoscere il risultato, si va a fare una passeggiata anonimamente, rientra in casa e si guarda la partita. Allora, è quanto ha tentato di fare una sera anche Claudio Papini Papi,
che però ha incontrato l'amico che non ha appena visto la Donatella Perugia e quindi è rubato. Maletto, siamo sempre alle solite, Maletto. Io pensavo, facevo finta proprio di non sentirlo, purtroppo. Alle 9, ho resistito fino allo alle 9. Spettatore, è successo alle questo ieri sera. Io ne sono un po' complice, perché Marco Tacucci, che da Cremona è rientrato, le trasferte sono lunghe quest'anno, un po' prima del previsto, è riuscito a montare il servizio che sarebbe servito poi per il TG di oggi, che avete visto poco fa. Ci siamo sentiti al telefono, vogliamo proporlo prima della partita? Ed è quanto abbiamo fatto, abbiamo mandato il servizio per poi iniziare la differita. E il povero, simpatico Big Friskis, che dice aveva vissuto una domenica da barricato per godermi in differita la partita come fosse diretta, sì, si è sintonizzato e ha trovato il servizio di Marco Tacucci che gli ha dato subito il risultato. Allora, ci dispiace, non lo faremo più, vogliamo far questo. Quindi chi si volesse godere la differita come diretta, alla nostra promessa che non manderemo il servizio. Possiamo mandare il servizio quando riusciremo, ecco, magari, perché avvertiamo, come ieri è successo che molte televisioni non hanno mandato le immagini, quindi abbiamo avuto il tempo per montare il servizio e l'abbiamo realizzato. Chi lo sa, magari lo avvertiamo che prima della messa in onda della partita ci saranno 2-3 minuti per il servizio. Certo, cioè, anche perché con il servizio credevamo e crediamo di fare un buon servizio a coloro che non vogliono vedersi la partita per intero, non hanno visto le immagini e possono godersele attraverso appunto il lavoro di Marco. Bene, allora vogliamo leggere il labiale di Del Core che si lamenta, sì, che sostiene di essere sostituito sia quando gioca bene che quando gioca male. Allora, andiamo. Intanto facciamo una premessa, il rapporto da Del Core e Pagliari è sempre stato ottimo, questo l'hanno sempre detto i diretti protagonisti, però guardate Del Core, alzate un po' l'audio di fondo, vedete qui Del Core si lamenta, poi si allontana e comincia a dire sempre me fa uscire mister, eccola, faccio bene, mi fai uscire, faccio male, mi fai uscire, Pagliari prova a dire qualcosa e Del Core gli risponde, abbiamo rallentato, guardate l'immagine, Del Core non è proprio contento del cambio, Padovano gli chiede che numero abbia, Del Core risponde ho l'11, incoraggia Martini, poi guarda Pagliari. Ce lo copri, una parolina, mister, sempre copri, me fa uscire mister. Faccio bene, mi fai uscire, faccio male, mi fai uscire. Ecco, vedete, queste sono le parole Del Core, l'abbiamo rimontate con più frequenza e qui si capisce meglio, guardate. Non è proprio... faccio bene, faccio bene, mi fai uscire, faccio male, mi fai uscire, ecco. Però non lo vedo uno scandalo. No, ma proprio infatti stavo per dire che il nostro non è un processo indiziario, abbiamo le prove. Ecco. No, però penso che di questi episodi faccio bene, vedi, io non voglio, sì, fai uscire, wow, uscire, cioè faccio male, mi fai uscire, plastico, però è anche vero che Del Core è più grave lo stagione della maglia. È vero che Del Core è stato sempre il primo a lasciare il campo e forse psicologicamente paga il fatto di essere uno dei reintegrati insieme ad Ercolano. Poi guardate, c'è un episodio simpatico che tra Ercolano e Pagliari non corra buon sangue, lo si sapeva. Qui Pagliari sta per abbandonare il campo e viene colpito da una pallonata di Ercolano del tutto involontaria. Poi Ercolano prova a spiegarsi. Pagliari, che è girato, pensa che la pallonata sia stata diretta e guarda un po' in cagnesco Ercolano. In realtà guardate cosa succede. Ercolano dà un calcio al pallone, al fischio finale, il pallone rimbalza sulla panchina e torna sul braccio sinistro di Pagliari, una bella botta, lo vedete? Di rimbalzo, il pallo, sì, assolutamente, sì, poi, di rimbalzo, sì, però i due diciamo che è la prima minaccia di Ercolano verso Pagliari se non lo fa giocare. Per ora. Questi sono più episodi di contorno curiosi, sì, certo, che altro. Certo. Un ottimo colpo di biliardo.